Ecco qua Virginia. Il 6 marzo 1837, da Giuseppe Verdi e da Margherita Barezzi, nasceva una bambina a cui veniva dato il nome di Virginia. Che bel nome! La si chiama Virginia in onore della Vergine, caro. Ma no, è la Virginia dei Romani. Guarda qua. Un momento. Ma cos'è? Gli ha fatto fare tutta in oro una spilla. Prego. A Virginia, eroina del popolo romano. Io dal tuo padre, figlia certo sono io, mi sento in petto, libera palpitante. Ma cosa fai? Ma cos'è? Ma cos'è tutto questo gridare? Vedete la tua nonna, povera Paciughina. Con tutto questo gridare finisce che gli fate vedere gli stremizi. Di là, la porti di là. Che stia anche un po' con la sua mamma. Sì, è meglio così la bambina dorme. Andiamo, andiamo. Ma che confusione. Dobbiamo continuare la festa. E non state a far tanto rumore. Eccola qui. È quasi ora del latte. E te? Come stai, eh? Sto bene, grazie, mamma. Sono andati. L'era ora. E la dorma, beh. Ma. Ma che cos'hai? Ti leghiamo sempre di più. Prima mio padre, Busseto, poi io. Adesso anche la bambina. Ma va. Ma cosa stai dicendo? Come ti può saltare in mente, eh? Non sono stupida, lo capisco. Ma no, che non capisci. Non capisci proprio niente. Capisco tutto, invece. Tu potresti andare alto, volare libero. E invece te ne stai qui, a Busseto, legato alla tua famiglia, al tuo stipendio d'ogni mese. Capisco tutto, invece. Ma che cosa ti salta in mente adesso? Sì. Margherita sa di avere ragione. Quell'anno trascorso in Busseto, nella nuova bella casa che ha loro predisposto Barezzi, è stato un anno felice in apparenza, un anno grigio in realtà. Ti vedevo quest'inverno, quando tornavi stanco dalla scuola. Dove erano finiti i sogni di gloria di un giorno? Te ti carichi di lavoro apposta per non pensare. A scuola, gli allievi zucconi, i pezzi per la banda. Scommetto che i filarmonici ti hanno cercato anche oggi un altro pezzo per la banda. Ma le roba che faccio in un'ora. E quei concerti. In casa Brezzi? La notte, quando vorresti restartene in pace, a casa, a scrivere la tua opera. Quando è che lavorerai alla tua opera? In Rochester? Nelle vacanze. Nelle prossime vacanze. Settembre, ottobre. Settembre, ottobre, intanto. Ti ricordi quello che mi scrivevi da Milano? Quante illusioni. Notti intere a scrivere musica nella tua stanzetta. E tutto è finito qui a Busseto. Perché non scrivi a Massini? Ma gli ho scritto, sai. Gli ho mandato una lettera, solo qualche tempo fa. Massini era l'amico di Milano, presidente dell'Accademia dei Nobili, quello che gli aveva promesso di fargli dare un'opera alla Scala. Sì, gli hai scritto: qui in questo piccolo paese io passo la mia più bella gioventù nel nulla. La lettera l'avevi lasciata in mezzo alla musica e aprendo uno spartito l'ho vista. La mia più bella gioventù nel nulla. Era vero. Verdi aveva scritto proprio così. Io passo la mia più bella gioventù nel nulla. Adesso, fra 3 mesi, quando vengono le vacanze e tu sei libero dalla scuola, prendi e vai a Milano. Vai a parlare tu col tuo amico Massini e gli porti la tua opera. Mi ascolti? Ah, sì, sì. Senti qua, sì. Mia Virginia, sei tu sola. Sei tu sola che al mio cuore. Questa Ninna Nanna, improvvisata da Verdi, è andata perduta. Noi le abbiamo attribuito, e scusateci, le note della più bella cantilena rievocante la casa paterna.
il tempo lontano dell'infanzia perduta, la più bella che Verdi, nel pieno del suo genio, abbia scritto. Ti piace? Sì. Però a Milano ci devi andare, eh? Vennero le vacanze, ma nemmeno quell'anno Verdi andò a Milano. Scrisse ancora una volta a Massini. Caro Massini, non ti sarebbe possibile di vedere se mai la mia opera si potesse dare a Milano? Tu solo mi potresti trarre da questo paese, trarmi dal niente, e io te ne sarei eternamente grato. È il 3 di novembre, fra due giorni la scuola riprende. Ancora un anno grigio in Busseto, un anno perso tra le lezioni e quegli assurdi concerti in casa Barezzi, e Margherita che è incinta di nuovo. Incinta di nuovo. Il secondo figlio di Verdi e di Margherita nacque l'anno seguente, 1838, l'11 di luglio. Era un maschio e gli fu dato il nome di Icilio. E adesso arriva papà. Virginia, su, vai con papà. Amore, vieni qua, vieni vai da con papà. Papà, su, su. Lascia stare la mamma che c'è il fratellino. Vai con papà. Su, vieni su. Bravo. Vieni in braccio così, da brava. Ecco. Vieni con papà che lo aiuti a correggere i compiti degli scolari zupponi, hai capito, amore? Che correggiamo ancora questi compiti. Saranno gli ultimi compiti. Lo spero proprio. Poi mamma e papà se ne andranno insieme a Milano. Se ne andranno insieme Icilio. A Milano. Bravo. Mancavano pochi giorni alle vacanze. Verdi questa volta aveva deciso. Sarebbe andato a Milano. Ce ne andremo insieme a Milano. E questo è un altro fa. Improvvisamente, il 12 di agosto... No! No! Virginia! Virginia! Il 12 di agosto... Dottore, la piccola dottore. Virginia quasi improvvisamente moriva. Ma cosa? Ma come? Ma dottore! Oddio. Margherita! Margherita! Si è chiusa dentro. Oh, signor! Margherita! Margherita! Su me, Margherita! Oddio. La chiami, la chiami. Margherita! Margherita! No, no. Cosa fa? No. Perché? Lei è la mia. Solo mia. Non la toccare. Non voglio. Tu non l'hai mai voluta. Tu non l'hai mai voluta. Mai. Mai. Va via. Va via. Oh, Madonna, signor. Signor. Era il mio andavia tutto. Sento ancora qualcuno di là. Papà, non so mia cosa fare. Credi che va bene la balia per Icilio? Speriamo. Tanto a me il latte non mi torna più ormai, lo so. No, no, no. Quando ti sarai rimessa, vedrai, vedrai. No. Povero papà, non si sa dar pace. Buongiorno, metterò lei. Una lettera. Questa la manda maestro Verdi. Verdi a me. A lei? Ah. Ma non era la Gigia quella che andava via dal negozio? Sì, era la Gigia. E che cosa voleva? Ma era venuta... Chi vi scrive? Ma il Verdi. Il Verdi? Da qui? Da casa e vi scrive? Ma sì, sì. E non poteva Porta venire via. Lui? Ehi, ma che cosa vuoi? Maria, mi lasciate scaricare il carro, eh? Oh. Ma
non è mica successo niente di male, eh? No, niente, niente. Sarà? Ma se il Verdi vi scrive... Mi scrive che hanno deciso che vanno lo stesso a Milano, solo per qualche giorno. Vanno? Chi vanno? Il Verdi e la Ghita. La Ghita a Milano? Anche a lei? Ma sì, vanno a parlare per l'opera alla Scala. Su a venire, no? Nemmeno un mese che è morta la bambina. Oh! Questo è proprio degno di lei! Maria... Il lutto! Vanno insieme a Milano a divertirsi a teatro con la scusa dell'opera. Sul baresse, io finito a scaricare. Ah, bene, bene, potete andare. Guarda che il portone le siamo aperto. Ehi! Ma possibile? Possibile che non capisci che l'avvenire di lui è anche quello della Margherita? Purtroppo, ed è lei che se l'è voluto. Tutto lei, fin da quando facevano all'amore. Infatuata solo lei, perché lui... Ma se basta guardarlo per vedere con quanto affetto... Affetto, che non è amore. Mentre lei, povera donna, non fa neanche vedere il magone che c'è dentro. Il magone per la bambina, la povera piccinina che le è morta. Quando è con me piange, come piange. Mentre lui, ambizioso come Lucifero, passerebbe su tutto. Va a Milano ai teatri. Va via! Ai sentimenti, ai balli. Oh, sì. Se il Verdi vi scrive sarà per chiedervi dei soldi. No, no. Se dite no, eh sì. O dita no. E voi? E voi glieli darete? Va via. Andate! Idon. Carissimo suocero, ho cercato di non riuscire mai indiscreto. Questa volta, mio malgrado, conviene che il sia. Per andare a Milano, io e la Ghita, il denaro che tengo a conti fatti non è sufficiente. Mi abbisognerebbero da 120 a 130 franchi. Al mio ritorno sarei premurosissimo per restituirli. 130 franchi? Lei mica uno scherzo. 130... franchi? Ma gli basteranno poi? L'imperatore? Con la confusione che c'è adesso a Milano? A Milano in quei giorni c'era il nuovo imperatore d'Austria, venuto per l'incoronazione. La città era sovraffollata, alberghi, locande, alloggi, tutti esauriti. Per fortuna il vecchio professor Seletti si offrì di ospitarli. Ecco qua, la mia vecchia stanza. Quante ore passate a studiare su questo tavolo? Anche la notte. Guarda, qui c'era il pianoforte. Io cercavo di suonare leggero per non svegliarlo, ma lui mi bussava sempre al muro per farmi star zitto. Ah, un'altra fanfara. Va tutta la sfilata per la rivista. Beh, con tanta gente qui, tutti questi ufficiali per l'incoronazione... Chissà se troveremo un posto alla Scala, eh? Di andare alla serata di gala non era il caso di parlarne. Un'ordinanza stabiliva addirittura che tutti gli spettatori indossassero un frac di colore e taglio speciale, quasi una divisa. Anche per le altre serate il teatro era colmo, soprattutto di ufficiali. Merighi, primo violoncellista e amico fin dal tempo dei nobili filarmonici, aveva procurato loro i biglietti. Margherita. Oh, è come... il balletto si chiama come? Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor. Già. Babilonia. Sedute lungo i fiumi di Babilonia. Nabucodonosor. Argomento del ballo era quello stesso episodio che aveva ispirato a Verdi ragazzo le lamentazioni di Geremia. Gli ebrei vinti, ridotti schiavi, trascinati in catene a Babilonia, piangono lungo le rive del fiume.
C'è persino il fiume che scorre. Com'è bello. Che bell'effetto. Come fanno a farlo? Beh, è una tela che scorre. Oh, per tutto questo tempo. Deve essere molto lunga. È una striscia che gira, ma è sempre quella. Ah. Margherita, non ti senti bene? No, sono contenta di essere qui. È così importante per te. Ah, là c'è Merighi. Lo vedi? No, dove? Là, il primo violoncello, in orchestra. Oh, sì, adesso l'ho visto. Già, Merighi. Se potessimo abitare a Milano con la Scala, gli editori di musica, tutta questa gente importante. Guarda là, il Conte Borromeo. Dove? Dei Nobili Filarmonici. Là, nel secondo ordine. Quello lì? Sì. Oh, gli schiavi ebrei. E proprio dietro di noi c'è Massini. Massini? Sì. Massini? Massini. Chi è? Il maestro Verdi di Busseto. Si trattennero un lungo mese a Milano. Ci vediamo alla Scala. Riannodando affannosamente conoscenze e amicizie fra la Scala e il Caffè Martini. Oh, riverisca, signora. Oh, Merighi. Oh, Massini. Il Caffè Martini, ritrovo di tutto il mondo musicale milanese. Signora. Vi aspettavamo. Ah, Margherita, guarda là, guarda là. Il baritono Ronconi. È appena dietro di lui Varesi. E Donizetti laggiù, vicino alla finestra. Donizetti. Oh, se solo ci potessi parlare. Ah! Ma quello seduto qui davanti, quello lì, non è mica il Merelli? Sì, sì, è proprio lui. Merelli, il grande impresario. L'impresario della Scala? Sì. Merelli, proprio Merelli. L'impresario più in vista sulla piazza. Musicista, poeta... E imbroglione. Ma tu lo sai come ha cominciato la sua carriera, eh? Cominciato scopando con la scopa in un'agenzia teatrale, sì. E poi, come l'è, come non l'è, in un anno l'agenzia era la sua. Imbroglione, ladro, mall'occorrenza, gran signore, eh? Ma soprattutto uno che ha l'occhio. Molti incontri in quel mese a Milano, molte promesse, incoraggiamenti. Incoraggiamenti, ma nulla di concreto. Che cosa fai? Ma stavo pensando... E te? Io... sono un po' stanca. Io lo so che cosa pensi tu. Pensi che in questo mese qui a Milano non hai avuto tempo di concludere niente. Fra pochi giorni dobbiamo ritornare. E che solo qui a Milano invece c'hai delle possibilità per la tua carriera. E che fino a che resti a Busseto... Dai le dimissioni. Cosa? Ma sì... Dai le dimissioni da maestro di musica del comune di Busseto e ci trasferiamo qui a Milano. Ma... E tu? Ma lo stipendio sicuro tutti i mesi, lo so, faremo dei sacrifici. Io non ho paura. Prendiamo qua a Milano due stanzette con la Gigi e il bambino, eh? Ma tu lo dici sul serio? Certo, vuoi che lo dica per scherzo? Torniamo a Busseto. Tu dai le dimissioni. Prendiamo armi e bagagli e ce ne veniamo a stare qua a Milano. Papà brontolerà un po', ma dopo... Il 6 febbraio 1839, rinunciando decisamente a quel posto per cui si erano battuti Barezzi e i filarmonici tutti e mezzo paese e De Maldè detto Finola, Verdi rompe con Busseto e parte per Milano. Come reagirono i filarmonici? E Finola? Da tempo temevano questa fuga. Troppo grande era l'ingegno di Verdi e troppo piccola Busseto. Secondo me non ritorna. Così se n'è andato. L'ingratitudine è proprio dei giovani. Dopo quel che abbiamo fatto. Beh, bene. Io c'ho da fare il negozio. Ci vediamo stasera per la prova. Allora. Verso le 7, eh? Allora bene, stasera ci vediamo tutti per le prove, no? Mi raccomando, tutti puntuali. Arrivederci. Vediamo.
E Barezzi? Barezzi, come sempre, aveva incoraggiato Verdi e, come sempre, gli aveva anticipato altro denaro. Questi debiti di riconoscenza che veniva così accumulando con il suocero, Verdi non dimenticherà mai. Verdi si stabilisce a Milano. Con quali speranze? Speranze molte, ma solo speranze. Quante scale salì in quei mesi di febbraio, di marzo, di aprile, il giovane maestro? Quante scale discese con lo spartito della sua opera sotto il braccio? E dappertutto la stessa risposta. Ce l'avevo mica detto io prima che non c'era nessuno. Anche gli amici su cui più contava, Massini, Merini. Verdi, scusami, sai, ma ho fatto tardi con questa pioggia, poi. È molto che aspetti. No, siedi, un caffè? No, grazie, non posso. Hanno spostato le prove alla Scala. Sono venuto solo per avvertirti. Allora, ci vediamo domani. No, anzi, dopodomani. Qui, ho buone notizie. Buone notizie! Cecilio, bello. Buono. Vai via. Buono. Sì. Fallo su tu. Sì, signora. Oh, Cicino, se piange, portalo a dormire, che ha sonno. Peppino, buono. Vieni qui, fammi vedere come ti sei messo, eh. Su, dai, vieni, vieni. Oh, ma guarda che padella. No, dai, vieni, che ti pulisco. Poi non puoi andare in giro così. Okay. Un momento, aspetta. Vai in mezzo alla gente che ti guarda, che ti osserva. Gigia, dov'è la pietra saponaria? Nel diritto della credenza. Scusa. Scusa. L'acqua. Scusami. Scusa. Un momento. Un momentino, eh. Ecco fatto. Hai finito? Ho quasi fatto. Ecco pronto. Male, grazie. Oggi sarà proprio una giornata buona, vedrai, lo sento. Speriamo. Ah, Riccardo, sia misera amante, tu ritorni pentito, sincero. Cosa ti metti a cantare Roberto adesso? Perché no? Adesso vai. C'è una cosa da dire. Quel Rochester che Verdi stava scrivendo è chiamato ora Oberto, Conte di San Bonifacio. Botto. È il Rochester modificato o è un'altra opera? Non sappiamo. Sappiamo solo che da ora in poi non si parla più di Rochester, ma di Oberto. Oh, non c'è male. Non è vero, Ronconi? Lady, no. Non c'è male. No. Il giovane maestro ha avuto una fortuna inattesa. Ogni anno alla Scala si rappresenta un'opera nuova in serata di beneficenza. Massini ha proposto l'Oberto e i cantanti hanno voluto sentirlo. Sono cantanti famosi. Marini, Ronconi, Mariani e Giuseppina Strepponi. Posso? Prego, signora. Giuseppina Strepponi, intelligentissima, diplomata in canto e pianoforte presso quel conservatorio di Milano che non ha ammesso Verdi, è tra i soprani migliori del suo tempo. Morto il padre, musicista anche lui, dall'età di 18 anni Giuseppina canta e mantiene tutta la famiglia. L'impegno è pesante e lei canta senza tregua, senza risparmiarsi e senza risparmiare la sua bella voce che ne soffre. Da tempo ha una relazione segreta, ma in palcoscenico i segreti durano poco, con il tenore Napoleone Moriani, che è sposato del resto e con figli.
Scommetto, maestro, che la vostra musica non vi è mai sembrata così bella. No, certo, certamente no. E a voi come vi sembra? Bella? Certo, sì, sì, certo, sì. Va bene. Vogliamo andare, signori? Andiamo. Prego. Adesso ne abbiamo un'idea. Non è vero? Sì, certamente. Sì, sì, certo. Buongiorno, maestro. Se ne sono andati via senza nessun commento. Quella Strepponi suona bene, ha una bella voce, ma la sua musica è piaciuta, non è piaciuta? Oh, sì, bella musica, proprio bella, mi è piaciuta. Attenzione, scivola Strepponi. Gio. Sì, sì, ai, bella, devo dire mi piace, ha del fuoco, la melodia cieca, intappile, uno che conosce le voci, ancora è alle prime armi, ma è bravo. Oh, Merelli. Guarda quel Merelli. Giuseppina, di cosa stavate parlando? Di una musica, un certo Berto Conte, di non so che abbiamo appena scorso. Di chi è? Di Verdi. Verdi? Certo Verdi. Addio, Merelli. Io per la serata di beneficenza la canterò, senz'altro. Mi piace. Sì, sì, e piace anche a noi. Questo episodio e quelli che seguiranno furono raccontati da Verdi stesso molti anni dopo, quando già era ricco e famoso, a Giulio Ricordi, il suo editore. Ricordi, quasi parola per parola, ne prese nota. E noi ora, con quelle stesse parole, ve li riporteremo. Fu deciso. Oberto sarebbe andato in scena alla Scala con quattro esecutori straordinari. La Strepponi, Ronconi, Marini e il tenore Napoleone Moriani. Ma distribuite le parti e cominciate le prove. Che hai? Ma cosa, Maria? Bevi. Certo, con quella tosse non si doveva assolutamente sforzare. Cominciate appena alcune prove di canto, Moriani sta male e poi si ammalerà gravemente. È la gola irritata e anche un po' di febbre. Come va? Passato. Mi è passato. Ma cosa fai? E lei? Non vorrà continuare la prova, lei? E andare avanti col canto? Con Moriani in queste condizioni. Andiamo. Con quella speranza che svaniva. Bravo. La delusione era anche più amara. Ahm. È buono, eh? Lo diamo alla mamma? Ahm. Ahm. Gigi, bussano, va a vedere chi è. Chi può essere? Ahm. Ecco. Vado. Sì. Guarda tuo papà come mangia. Mangia anche te. Gheche uno per il maestro. Buongiorno. Buongiorno. Vengo dalla Scala e sono un macchinista. È lui quel maestro di Parma che doveva dare un'opera alla Scala? Sì, cosa c'è? Che il venga in teatro, l'impresario l'aspetta. Merelli? Merelli, certo, Merelli. Ti vuole Merelli? A me. A me, vado. Presto. Ma ti faccio il nodo alla cravatta. Ma che cosa io... E lascia lei. Gigi, su! Un momentino, sei sbottonato. Ah, è lo stesso. Lascia stare, lascia. Ecco. Andiamo. Va. Ah, aspetta, il tuo cappello. Ah, oh, grazie. Buona fortuna. Così raccontava Verdi tanti anni dopo al suo editore Giulio Ricordi. Quello che non raccontava è che fra la malattia di Moriani e l'inattesa chiamata dell'impresario Merelli erano trascorsi ben 4 mesi. 4 lunghi mesi di attesa, di nuove ansie, di nuove angosce, di altri denari chiesti a Barezzi. Ah, signora, Dio, si sente male. Clavegna che, venga qua, si metta qua, si sieda. Dopo tanti affanni, Dio buona. Oh, mio signore, il bambino. Icilio, Icilio. Ma cosa hai sporcato? Ma cosa hai fatto? Ma cosa hai fatto? Vieni da tua mamma, hai fatto il cattivo, Ma bella tua mamma. Ma guarda. Di qua. Sciurbassi, dov'è che lei, Sciurmerelli? Sciurmerelli, là, là, nel suo ufficio. Venga, venga. No, 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 così non ci siamo. Entri, entri, stia comodi. Sentire.
Ma caro il mio caro panista, se lei me la finisce così... Non si capisce che l'opera è finita, ma se lei me la finisce così... La gente si alza in piedi e che l'è finita si capisce. Diaretto Almirelli, panista, trovi una bella soluzione per il finale, mi raccomandi. Lui il Verdi? Sì. Si accomodi, si sieda già, prego. Panisa, ma cosa mi fa ancora lì? Ma mi dia retta, vada a casa e trovi un bel finale. E lei cosa fai sul passaggio? Venga, venga dentro. Ah, già il pitur. Ma cosa è quella roba lì? Quello sotto rescegliato io, atto secondo. Sì, ma mi raccomandi, pochi spezzati che ingombrano il palcoscenico e costano cari. Ma dove le andà quel panisa che devo dirgli una cosa? La bella menata quei suoi ciarlatani. E lei? Già, qui con tutta questa roba c'è mica da sedersi. Tu ne sedessi lì che è il posto migliore. Ma certo che è proprio una brutta stagione quest'anno. Anche questo dove lo sto riesce. Vada, vada, mi raccomando, pochi spezzati, eh? Verdi, mi hanno parlato bene di lei, della sua opera. Questo Oberto... Oberto, conte di San Bonifacio. Appunto. E la Streponi, ne parlavo qualche mese fa con Terronconi che dovevano darla, poi... Sì, poi il tenore Moriani si è ammalato e allora... Ecco, e la Streponi, attraversando il palcoscenico, diceva una musica bellissima. Poi anche Ronconi, L'ho suonato. Ah, Riccardo, sia misera, man. Beh, insomma, bella come dice la Streponi, non direi. C'è dentro un po' di Bellini, molto Rossini, un po' di Donizetti. Ma d'altra parte è naturale per uno che comincia. Ma c'ha vita. Io per la stagione dell'autunno c'ho solo sta ciarlatanata di quell'ungone del Panisa e sto duello sotto Richelieu. Vogliamo dare questo Oberto? Va bene. Ma come? Ma io dico a te, un giovane, uno sconosciuto, un nessuno che viene da Parma ti dà una tua opera, niente meno che qui alla Scala, e tu mi dici, va bene. Scusa, sai, se ti do del tuo, ma io con lei non ci so andare avanti. Ma dammi del tuo anche tu. Ma io non so, la tua musica c'ha sentimento, c'ha forza, colpi di gran cassa, gente che si dispera, e va bene, perché il melodramma, odio amore, e deve essere forte. La tua è una musica, come dire, scritta col cuore, ecco. Ma l'hai scritta tu? Chi sono i cantanti? Ranieri, Salvi e Marini. Ah, bene. Però c'è da ritoccare le parti. La Ranieri è un mezzo soprano. E anche il libretto va ritoccato, Solera! Solera, ma devi chiamare Solera lì. Quel Piazza è proprio un impiegato dello Stato. Perché la tua musica c'ha fuoco, ma il libretto... Ate qui, Solera, sta arrivando. Vieni, vieni, c'è qui il maestro Verdi che ha scritto un'opera, un certo Oberto Conte... Oberto, Conte di San Bonifacio. Un'opera nuova. La musica è bellissima, ma i versi li ha fatti il Piazza, figurati. C'è bisogno di dargli una ritoccatina, devono avere quel zac, capita? Ma son chi? Eccomi qua. In quel mese di ottobre che Verdi lavora febbrilmente a rimaneggiare l'Oberto, il piccolo Icilio muore. Come? Non ci è detto. Incredibile quasi. Nel corso degli avvenimenti, così, lo troviamo morto. La culla è ora vuota. Il suo seggiolone è vuoto, i pochi giocattoli buttati in un canto. La casa sembra più vuota, più silenziosa.
Margherita. Come reagiva Margherita dopo il crudele colpo della bambina a questo secondo colpo? Vuoi che ti faccia un caffè? Sì, sì, grazie. Lo vuoi? Grazie, Margherita. Non serve a niente a piangere, Gigi. Il maestro vuole un caffè. Tre settimane dopo, il 17 novembre 1839, Loberto andava in scena alla Scala. Margherita! Ma sei te? Sì. Ma è già finito? No, no. Ma cosa è successo? Niente, niente. Ho fatto una scappata di corsa. Il primo atto è finito. È andato bene, proprio bene, sai. Devo tornare subito alla Scala, però. Vai, vai. Ciao, vai, ciao. Che sono comincio il secondo atto. Ciao. Vai, vai. Fino a casa, da Margherita. Com'è questo Oberto, conte di San Bonifacio, prima opera di Verdi? Merelli aveva ragione. Vi si sentono Rossini, Donizetti e soprattutto Bellini, ma qua e là, in qualche pagina, Verdi è di già Verdi. Ma tu, superbo giovane, me non vedrai giacato, allo all'altro i foto, ricca l'estremo lì, su trono mio cadavere, un grido scemo di guerra. Loberto ebbe un esito non grandissimo, ma abbastanza buono, così da avere un discreto numero di rappresentazioni. 14. Loberto fu replicato per 14 sere. E l'editore Giovanni Ricordi, che aveva negozio proprio nei portici della Scala, comperò la musica e la pubblicò. Vicky, guarda. Giuseppe Verdi. E Merelli mi offrì un contratto per scrivere 3 opere da rappresentare sempre alla Scala. La seconda opera che Verdi si accinse a scrivere per Merelli fu Un giorno di regno. Mai non rise un più bel dì
per la casa di Kelpar. Su libretto di Felice Romani. Romani era un librettista famoso, l'autore dei libretti di Norma e della Sonnambula. Un giorno di regno era un mediocrissimo libretto, scritto da Romani 20 anni prima, ma era un libretto comico e a Merelli, per la nuova stagione, occorreva un'opera comica. Ma non mi sono messo più bel dì per la casa di Kelpar. Questo periodo, che viene dopo la rappresentazione dell'Oberto, l'anno di Un giorno di regno, è forse l'anno più amaro e più confuso nella vita di Verdi. Ma non mi sono messo più bel dì per la casa di Kelpar. Finora la tensione, la esasperata volontà di riuscire lo hanno sorretto. Oggi è stanco. Quelle due morti così ingiuste, così crudeli, Virginia prima e il bambino poi, nel suo carattere taciturno e ritroso, gli avevano scavato dentro. E Verdi si preparava a scrivere un'opera comica. Quante feste, quanti onori, quante mance e servitù, che banchetto sontuosi, che feste. Quasi tutti i biografi di Verdi, abbagliati dallo splendore di dopo, sorvolano su questi anni. A Margherita dedicano poche frettolose parole. Troppo presto scomparsa dalla vita di lui, la considerano, se non inutile, scialba. Scialba, con quegli occhi. Lei, che nemmeno un mese dopo la morte della bambina, ha voluto accompagnare Verdi a Milano, vivere con lui in una povertà solo alimentata da speranze. Poi anche il bambino muore, e lei quelle morti è come se le avesse cancellate dentro. Per lui, per il lavoro di lui. Riprendiamo qui il racconto di Verdi. Poco dopo che mi ero accinto al lavoro, fui colpito da una grave angina. Appena cominciò la convalescenza, mi sovvenni che fra 3 giorni scadeva l'affitto. Occorrevano 50 scudi e in casa non li avevamo. Perché ti vesti? Dove vai? Vado a fare un po' di spesa. Mia moglie, vedendo la mia preoccupazione, pigliò di nascosto pochi oggetti d'oro di sua proprietà. Esce di casa. Allora vai? Torno subito. Non fare tardi, eh? No. Esce di casa e, non so come, riesce a radunare i soldi per l'affitto. Non so come. Verdi, raccontando questo episodio, disse proprio così. Non so come. Ma come si fa per procurarsi denaro da pochi oggetti d'oro? Si va al monte. Va al monte lei, una ragazza di provincia, abituata alla borghese agiatezza della casa paterna, dove impegnare vuol dire vergogna. Metta via, ecco qua. Grazie. Andem. Lenzuolo ricamato, terza scaffalatura. Prego. Scusi, buongiorno. 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 Sì? Tieni. Senta, io avrei qui qualche cosina d'oro da impegnare. Va bene, vediamo. Sono qui. Uno alla volta. Sì, ecco. Una catenina d'oro 18 grani. Per quanti mesi? Per 3 mesi. 3 mesi. Ecco. Cosa sono? I soldi per l'affitto. Ma come hai fatto? Cosa? Li hai impegnati? Ma te piuttosto cos'è che hai scritto, eh? Mm. Mai, non rise, non rise. Così poco. Ho capito, ci vuole un buon caffè. Mai, non rise, non rise. Un più bel dì per la... Dopo ti do lo sciroppo. Per la casa di Kelpar. Un sovrano, sovrano alloggia qui. Il 18 di giugno Margherita moriva. Febbre cerebrale. Cos'altro poteva essere dopo tanti e così innaturali sforzi? Moglie, figli. Verdi era solo. E per l'autunno doveva aver scritto un'opera buffa. Verdi amò veramente Margherita. O aveva visto in lei soprattutto la ragazza tanto più ricca e socialmente elevata, la figlia di quel Varezzi che lo aveva aiutato e che avrebbe potuto seguitare, come fece, ad aiutarlo?
Se anche solo in parte fu così, questo spiegherebbe il lungo attaccamento, quasi un non confessato rimorso, che egli conservò fino all'ultimo per Barezzi. Margherita fu sepolta a Milano, nel cimitero di San Giovannino, accanto a Sant'Ambrogio, un cimitero che oggi non esiste più. Esiste invece la nota per le spese del suo funerale che Barezzi, venuto a Milano, pagò. Moltissimi anni dopo, Verdi riunì le poche cose che gli erano rimaste di Margherita, quei piccoli gioielli del monte, una ciocca di capelli, e li richiuse sotto una scritta. Ricordi della mia povera famiglia. Per lui la sua famiglia, anche a distanza di tantissimi anni, restava quella. Meno di 3 mesi dopo, un giorno di regno veniva dato alla Scala. Prima e unica rappresentazione di un giorno di regno. Oh, se il pubblico avesse, non dico applaudito, ma almeno sopportata in silenzio quell'opera. Scriverà un giorno Verdi, cui ancora molti anni dopo quell'insuccesso bruciava. Juan, va su con la Badari! Dai, va su con la Badari che andiamo a casa! E Verdi conclude. Con l'animo straziato dalle sventure domestiche, esacerbato dall'insuccesso del mio lavoro, decisi di non comporre mai più. Lasciò la casa al Carrobbio, dove aveva vissuto con Margherita. Spedì quei pochi mobili a Barezzi, ma non volle ritornare a Busseto. Andò ad abitare una povera camera mobiliata in un quartiere della vecchia Milano. Cosa fece in quei mesi? Niente, ci dice Verdi. Ero sfiduciato, né più pensavo alla musica. Molto, diciamo noi. Si scioglieva faticosamente quel groppo che aveva dentro. Si maturava. Mangiava in una piccola osteria di Piazza San Romano, che oggi non esiste più, con 25 soldi di lira, tutti i giorni, tra le 5 e le 6. Una sera, è questa forse la pagina più famosa nella vita di Verdi. Sentiamola con le parole di lui. Quando una sera d'inverno mi imbatto nel Merelli. Uè, Verdi, cosa fai qui? Ho mangiato qui. Vieni, vieni. Nevicava a larghe falde. Merelli si recava a teatro e pigliandomi sotto braccio mi invita ad accompagnarlo. Madonna che neve. Vieni, vieni a teatro con me.
Senti un po', ma cosa stai facendo di bello? Niente. Niente? Beato te che non fai niente. Almeno non ti trovi nei guai, come me. I guai è grossi. Ghiumi con il Nicolai. Pensa che non gli piace il libretto. Il Nicolai sto deve scrivermi un'opera. E il libretto che c'ha non gli piace. Oh, dico, un libretto scritto da Solera, bello, pieno di situazioni drammatiche grandiose, bei cori, bei versi, ma lui niente, duro. Ah, è proprio un Tudesk. Non piace, no pello. Certo che se avessi sotto mano un libretto sul tipo di quel proscritto che ti avevo dato. Un libretto come il proscritto mi salverebbe la situazione. Beh, se si tratta di questo, ti levo io d'impiccio. Non ho scritto una nota del proscritto. Te lo ridò indietro se vuoi. Eh già! Questa qui sì che è un'idea! Il proscritto! Sì, il Nicolai mi scrive il proscritto. E perché no? Ah, ma lo sai che hai avuto una bella idea! Bravo, bravo Verdi, vieni, vieni! No. Ma la scala, non hai detto che mi accompagnavi! Sento che lei è una bella neve, eh! Poi da ieri che non smette mai. E così, tenendomi sotto braccio, si arriva in teatro. Sa se c'è ancora il Bassi. Bassi? Beh, che no. Bassi! Vuoi vedere che se n'è andato? A te chi? Bassi! Ma cosa fa qui a quest'ora che è così tardi? Sbrigavo del lavoro, no? Ma quest'ora si sta a casa, si sta mica qui, no? Si stavo a casa e non mi trovava qui. Cos'è che volevo? Guardi di là nell'archivio, ci deve essere un libretto. Il proscritto, quello del Rossi. E me lo trovi subito che l'ho bisogno, sì, E poi va a casa, sto qui, non siete mica qui a lavorare, si va a casa, si va a dormire. Verdi, ma non stare qui al freddo. Potevi aspettarmi nel mio ufficio che c'è il caminetto acceso. Qui fa un freddo che si gela. Vieni, vieni, vieni qui al caldo, va. Fa freddo. Eccoci qua. Ciumiarelli, il proscritto l'ho trovato, è qui. Ah sì, bravo, grazie. A dormire, mi raccomando. Sì, va bene, appena che ho finito vado. Sì, quando è finito. Ah, Verdi. Sì. Tieni, guarda. Che cos'è? È quel libretto del Solera che a Nicolai non piace. Oh, un argomento magnifico, eh. Tieni, tieni, leggi, leggi. Guarda se non ho ragione. Era un copione a grandi caratteri, come si usava allora. Nabucodonosor. Ah sì, l'argomento è quello del ballo di 3 anni fa, ma devi leggerlo. Oh, il balletto si chiama come? Nabucodonosor. Oh, Nabucodonosor. Già. Babilonia. Lungo le rive dei fiumi di Babilonia, noi sediamo e piangiamo. Oh, non c'ho più voglia di leggere libretti. Ma leggilo, ti dico, ti sciupi mica, no? Dai, domani me lo porti. Tieni. Prendi. Lo faccio in rotolo e salutando Merelli mi avvio a casa mia. Beh, allora, buonanotte. A domani. E leggilo, eh? Ah, Verdi. 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 Verdi, passa dal teatro che ho lasciato chiusa la porta di servizio, eh? Ciao. Sì.
Strada facendo, mi sentivo indosso una specie di malessere indefinibile. Una tristezza somma. Un'ambascia che mi gonfiava il cuore. E così rincasai. Cadendo, il libretto si era aperto. I miei occhi fissarono la pagina che stava a me innanzi. E mi si affaccia questo verso. Fa pensiero sull'ali dorate. Dorate. Va, ti posa sui clivi e sui colli. Laure dolci. Erano quasi una parafrasi della Bibbia, di quella Bibbia che io leggevo sempre. Del Giordano le rive saluta, di Sion le torri atterrate. Erano quelle lamentazioni di Geremia, composte in un tempo che ora gli pareva così lontano e felice. Margherita che cantava nel coro, la calda cucina di Barezzi, la signora Maria che preparava il vino caldo, il focolare acceso. Nella Bibbia questa è una delle pagine più toccanti. Il popolo ebreo prigioniero, trascinato in catene a Babilonia, che esiliato piange la sua patria lontana e perduta. Oh mia patria. Oh mia patria, sì bella e perduta. Sì bella e perduta. E perduta. Oh mia patria, sì bella e perduta, rimembranza sì cara e fatale. Fermo nel proposito di non scrivere mai più musica, faccio forza a me stesso. Chiudo il fascicolo e me ne vado a letto. Ma sì, Nabucco mi trottava per il capo. Il sonno non veniva. Thank you.
Leggo il libretto non una, ma due, tre volte. Merelli aveva ragione. Il libretto era bello, ma soprattutto pareva scritto apposta per Verdi. E dopo mesi e mesi di aridità, aveva fatto scattare in lui quell'ispirazione che pareva esaurita. Con l'andare semplice e solenne della Bibbia, narrava di quel popolo ebreo, vinto ed esiliato, che prega e piange, mentre contro di lui si accanisce il popolo superbo dei vincitori. Ne nascevano due grandi voci contrastanti, l'ira degli uni e il pianto degli altri, la violenza contro la preghiera, contro la musica solenne della Chiesa, lo scoppio guerriero della banda. Ah, sei venuto? Hai letto? Sì. Bello, eh? Sì, è bellissimo, bellissimo. E allora metterò in musica. Ah, ma neanche per sogno. Metterò in musica, ti dico. Dai retta una volta tanto al Merelli. Metterò in musica, ti dico. No, no, no. Vai a casa e lavora, su. Ma ti ho detto che... Merelli! Vai! Che cosa fai? Chiudi a chiave, cosa vuol dire? Vuol dire che finché non mi hai scritto i versi della profezia, tu non esci di qui. Ah, io non esco. No, ma ascolta un momento, Solera. Guarda qui che cosa dice la Bibbia, guarda qui. Con parole così giuste, perfette, senti. Ma chi piange, basta, alzatevi. Mi devi dar retta, ascoltami, ascoltami quando ti dico che solo così è bello. Ma cosa vuoi che interessi quel piccolo duetto misero proprio al finale del secondo atto? È cosa sbagliata! Dov'è la tua grandiosità? Il coro che precede fa... Viene in fondo al patir, virtù al patir, virtù. E qui il profeta Zaccaria interviene. Chi è che piange? Alzatevi! Sentite quello che vi dico. Verrà un giorno in cui questi luoghi... Dai, scrivimi questa profezia, dai. Va, vediamo sta Bibbia qua. Verdi si è ritrovato nel lavoro. Il Nabucco, anche noi chiamiamolo così... È finito, tranne questo finale. Vi ha lavorato tumultuosamente, versandovi dentro tutto ciò che da un anno accumulava di violenza, di disperazione, di amore. Vi ha messo i cori cantati in chiesa tra l'incenso, gli scoppi della banda suonata al sole della piazza, il grande fiume di Babilonia lungo il quale piangono gli ebrei, che è il Po. Com'è che termina questo tuo coro? Virtù. Oh, chi piange di femmine imbelli? Chi solleva lamenti all'Eterno? E sorgete angosciati fratelli, sul mio labbro favella il Signor. Bravo! Sul mio labbro favella il Signor. Sole tu puoi le mie pene
baci il piangere non vuole. Yeah.